Ritorna sabato 7 dicembre al Centro Pastorale Diocesano dalle ore 15 la seconda edizione del Salone dell'Orientamento Scolastico organizzato dal Comune di Fano, dedicato a coloro che sono prossimi alla scelta degli istituti scolastici superiori di formazione. 8 saranno gli istituti presenti che avranno l'occasione di farsi conoscere attraverso spazi dedicati e stand che resteranno aperti e attivi per tutto il pomeriggio nell'area del chiostro. È un programma molto ricco rispetto allo scorso anno, ancora più ricco di offerte formative, perché il tavolo dell'orientamento della città di Fano ha pensato di allargare gli inviti a più istituti e indirizzi presenti nel nostro territorio, non solo quelli di Fano. E il criterio di scelta è stato quello, diciamo, spinto dalla volontà primo di allargare per dare una maggior possibilità di formazione a famiglie e ragazzi, e anche con, diciamo, il criterio di allargare a quegli istituti assenti nel nostro territorio fanese e a quegli indirizzi assenti. Il progetto Fano Orienta Quo Vadis è stato condiviso con il tavolo orientamento Città di Fano, istituito nel comune, ma anche con il provveditorato, al fine di ampliare l'opportunità formativa dei ragazzi del territorio per una scelta consapevole sul proprio futuro, a fronte anche del fenomeno di abbandono scolastico. Il problema principale è che un ragazzo che abbandona la scuola spesso porta dietro dei problemi motivazionali e di autostima che naturalmente non giovano poi nella scelta di un ulteriore percorso formativo. Quindi noi consigliamo sempre di prendersi del tempo per poter capire meglio quali sono le attitudini, le vere inclinazioni del ragazzo. Quindi questo momento dell'orientamento diventa fondamentale in questo range di età, proprio per fare un ragionamento e capire quali sono le proprie attitudini, i propri talenti, le proprie aspirazioni e poter scegliere in maniera consapevole il proprio percorso formativo e poi lavorativo. Durante il pomeriggio dedicato all'iniziativa sarà possibile confrontarsi con uno psicologo formatore a disposizione per ulteriori informazioni.